Alexa, accendi Natale. Alexa, accendi salotto. Wow. Ciao a tutti amici, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi sono a casa della mia migliore amica e vi vado a spiegare quello che faremo oggi. Semplicemente ci scambieremo i trucchi. A lei sicuramente andrà un po' meglio. Decisamente. Anche se i Quindi. miei li ha scelti tutti lei, quindi Vero? tutto sommato secondo me me la frega. Da, no, comunque. Potrebbe esserci un mascara un po' incrostato, vero? Però quantomeno ho tutti gli set. Sì. Quindi, questa è la mia bag con tutti i prodotti, con tutti i miei prodotti preferiti. E Questa è la mia con tutti i prodotti nuovi, solo quelli preferiti. Quindi ce li scambiamo. L'unica cosa è che i nostri colori sono un pochino diversi, quindi. Oddio, con questa luce Con siamo questa luce uguali. no, esatto, Sono sempre bianca come bianca. Casper, però. E quindi magari fondotinta, correttore non saranno proprio perfetti l'una per l'altra, ma ok. Comunque è pure più No, carina. la mia è bellissima, scusami, non ho capito. Vabbè, ma non c'è niente. È azzurra, bellissima, stupenda, questa Sembra un po' trash. Sì, beh, pochissimo. Guarda com'è rosa questo! Partiamo con il primer. Che mi hai portato? Allora, il primer, ti dico subito, l'unica cosa che non mi piace molto è un primer di Max Factor. Aspetta, com'è Sì, che si fa? Le esatto. knuckle? Max Ok. Factor non è granché deluso perché rimane un po' appiccicoso. Sì, praticamente questo ricordiamo che te l'hanno regalato con Ah, ovviamente! fondotinta. Ovviamente. Come primer tu hai il Perfect Skin di Mesauda, che è un primer molto perfezionante. Aspetta. Allora, intanto mettiamo le mollettine per rimanere Ah in sì, tema. io prendo Natale perché quest'anno per me il Natale Abbiamo tutti bisogno di di buon umore, non riesco neanche Natale, ad tu un po' di aprirla. più. Come crema che mi hai portato? Non me l'hai Ah, non l'ho portata. portata. Ah, perché tu usi questa al posto della crema. Prima del primer, Caterina ha una crema che è la 123, che ormai, come sapete, Così. esattamente, è una delle Mamma mie mia, creme siete bravissime, ma ti preferite. rubo il posto. Mi vedo più spesso sul canale. E Caterina non usa la crema, quindi usa uno spray che è questo di Mario Badescu, che ho anch'io, mi piace un sacco. Quindi io me lo vado a mettere. Ah. Certo che senza crema, per fortuna, ho fatto una bella skincare stamattina. Vabbè, ma alla fine ci può stare. Ma che serve? Ma che serve mettersi la crema? Ma sì, infatti. Ok, andiamo a mettere il primer. Io ho lo Smooth Miracle di Max Factor. Vabbè, pure non è che ti ha detto male, tutto sommato. Magari a te piace, però. Io penso che dentro c'è il silicone liquido Sì, proprio. quello sì, guarda, c'è quello che si mette, si toga. Se lo toga, si dicono sigillante. No, vabbè. No, allora pensavo peggio. Secondo me rimane veramente Però appiccicoso. odore di Sì, e plastica. poi sì, esatto. Poi passiamo al fondotinta. E io adesso ho paura. Seriamente. Non è male però il fondotinta. No, mi piace un sacco, ma il colore non è il mio. Esatto. Allora, io ho come fondotinta il Transformist di Astra, che adoro, però nella colorazione 02 e io uso la 01, che comunque è già un pelino scura, cioè, rispetto ai fondotinta che uso di solito Sì, ma io. nel senso, mangio due carote. Io non prendo il E sole tipo appunto, mettiti che 3 anni. oggi piove, no, però. Lo so. Tu come fondotinta cosa hai? Io ho questo che è Born This Way di Too Face. Faced. Scusate, non Cioè, ma hai riuscivo a un po' di leggere. entusiasmo. Fondotinta di Too Too Faced, Face. bellissima, non so se si vede. Sì, ok, si È vede. stupendo, ciao. Colorazione meno 12. Colorazione dovrebbe essere lo Swan scritto sotto o Snow? Snow. Perché Swan Neve allora. proprio. Forse è uno dei più Bianca chiari, come la però è il neve. fondotinta più bello mai Let it fatto, cioè. snow. Io sono Elsa di Frozen. Io da ignorante metto prima i correttori. Ah no, tu fai come vuoi, io ce l'ho, Ok, cioè, se però tu non ce l'ho, ce l'hai proprio. portati? Perché andavo con i miei step, però lei mi prende a Ma parte dal tu non li metti correttore. su. No, io devo imparare, quindi vedi, mi spiega, ma Ah no, tu metti i nebulizzatori. nebulizzatori, io non li uso, quindi non li Vabbè, userò non li neanche. userò nemmeno io. Però io li devo Allora metto usare. direttamente perché? Perché tu li usi. Vabbè, li uso. Comunque, eccolo! Di che cos'era? Di pupa. io non lo uso, però Però ti devo causarlo perché io di potrebbe solito lo essere. uso. Io invece io no. Vado a mettere quindi il
solo che mi serve pure a me. Cream concealer cover di Pupa 004, è un neutralizzatore arancione, sì certo. E è molto liquido questo. Sì. Fondo tinta. Secondo me per pelli secchi è fantastico. Vabbè, ho mischiato un po' tutto, vado a mettere il fondotinta. Io intanto sto mettendo il fondotinta, ovviamente. Vabbè, comunque non è, pensavo peggio. È più scuro, ma... Sì, io sono un po' più chiara invece, sì, quello è il problema. Ovviamente. Guarda, la differenza. Ma io non sono così scura, o sì? No, allora in camera non si vede, non si vede mai, fortunatamente, perché abbiamo le luci, ma... Vabbè, comunque io non sono mai stata abbronzata in vita mia. Quindi raga, questo fondotinta è molto molto bello. Molto molto bello. Direi di passare intanto al correttore. Sì, allora, che correttore mi spetta? Allora, come correttore... Questo è... Born This Way, sempre, sempre di Too Faced. Colorazione questa è sua, non cigno. Vabbè. Io ho... Speriamo che il bronzer sia un po' scuro. No! Vabbè, però scusa, ci mettono come... l'ombretto, non lo so. Come correttore di Benza questo possiamo usare. Benza, sì, è quello finito. Sì, direi. Ah, sì, è quello finito. Allora, io ho il Instant Anti-Age, questo è... colorazione questo stand, scelto da sua, sabbia, eh? 07. Cioè. Va bene, io mi devo mettere questo, quello, avete presente il cerone per Halloween? Bianco proprio, ce lo vedete? Ma non è così, è bianco, più di più chiari, quelli che per illuminare. Io invece ho questo nella colorazione sabbia e l'unica cosa che a me non piace di questo correttore è la pallina, cioè l'applicatore con la pallina. È la svolta di quel fondo, di quel correttore. No, io li odio. Adoro per sempre. Guarda quanto è bianco. No, scusate, guarda quanto è bianco, cioè io veramente non so se... è bianco, non so che dire. No, ma è... non posso mettere questo. Che... ah, dovete sapere una cosa, noi non abbiamo fatto questa premessa. Che io sono completamente impedita e ho imparato a truccarmi 2 giorni fa perché me l'ha insegnato Carlotta. Quindi se vi sento. Quindi praticamente l'insegnante. Se il tutto trucco verrà non me, significa che faccio schifo ad insegnare a truccare. Può darci. No, no, la verità è che non mi trucco da marzo, perché l'ultima volta che sono nell'ufficio è marzo, e quindi vi ripeto, c'è questa regola aziendale che non permette di truccarsi, perché in colla altrimenti o facciamo tutti schifo o nessuno. Cioè, mi sono abbronzata, sembra che sono tornata dai Caraibi. Comunque, ogni tanto io metto un po' di lip balm. Me l'hai portato? Di coglierti impreparato, invece non ci ho perso. Mi dici che lì ricordo. Ah, ti ho portato il Vaseline alla cioccolata. Lo posso mangiare? Pazzesco, non hai capito. Che è proprio un burro al cacao. È pazzesco. Cioè io ne voglio proprio di mangiartelo. Allora, prossimo step. Fondotinta messo, correttore messo. Bianco, ma hai Caterina? La Zibria? No, no, perché io sono bronzante. Però con quello puoi scurirti un po'. Come si usa? Io non sono capace. Allora, il bronzer è quello di Fenty Beauty e non bronzer in crema, è un color biscotto. Io salto questo step. No, lo fai dopo, però con quello. Ma tu non ce l'hai? Il bronzer in crema. Ah no, in crema no. Intanto vi racconto come ci siamo conosciute io e Caterina. Come ci siamo conosciute io? In realtà all'università. No, Martina. Martina in comune. All'università sicuramente. Lei è un po' più piccola di me. Io non so, forse ero già fuori corso. Sì, no, non ero ancora fuori corso, tipo l'ultimo anno. Allora dipende, se vuoi contare le due facoltà, le 5 facoltà che ho cambiato, esatto. No, magari cantiamo solo. No, era il secondo anno di lettere. Sì, comunque all'università, e io mi ricordo che, cioè il primo ricordo che ho di te... Datemi qualcosa! Il primo ricordo che ho di Caterina, è piccolissima,
Sì, perché io sono all'università appena compiuto 18 anni. Esatto, perché ho fatto la premina e stava con una mia amica, cioè con una mia amica storica e compagna di università tra l'altro, che salutiamo, ciao Martina. Il secondo ricordo che ho di te quando ci siamo messi a parlare ero io che piangevo perché mi ero lasciata con il mio ex. Forse non piangevo, ero proprio incazzatissima. Sì, ero arrabbiata. Allora io mi ricordo un'altra volta, avevi fatto un esame, avevi studiato la sera prima, hai preso 30 lode e dovevi andare in piscina. Quello è un altro. Ah, ricordo. È vero, no, allora quello no. Praticamente dovevo fare questo esame, ho studiato. Si vede, se ho qui è il ficasso per pareggiare il conto che c'ha lei, capito? Avevo studiato la sera prima e mi sono presentata all'esame tipo un costume con lo zaino, con la sì, con il costume sotto la maglietta. La maglietta. Sì, perché dovevo andare in piscina. Beh, l'estate comunque. Ma le lettere, cioè, mi faccio un po' vicino. E lì però ci vedevamo di vista appunto per, tramite questi amici in comune che avevamo. E poi ci siamo messi proprio a parlare appunto. Quando durante questa mattinata, vabbè, in cui ero praticamente pazza un po'. E lì abbiamo parlato, insomma, ci siamo proprio confrontati parlando. Io penso che lì poi abbiamo cominciato a uscire insieme. Però sì, è iniziato tutto da lì. 2013. 19 anni. Piccola che era, già vecchietta. Allora, prossimo step. Allora, prossimo fantastico bronzer. No, vabbè, dai. Tutto sommato. Sì, tutto sommato. Non mi hai fatto proprio un contouring, ma. No, ok. Prossimo step. Una delle due. Cipria, una delle due. Allora. Allora, come cipria devo cioè deve scegliere la signorina qua accanto tra All About Matte di Essence e Baking Powder di Revolution, che è proprio allora color gialla e è bellissimo, un packaging facciale, fantastico. Sì, è vero, è carino. Allora, solo sì, che è proprio per fare baking e io come ben sapete non lo faccio, quindi esatto, mi metto nelle mani di Caterina. Però siccome ho usato un fantastico lip balm alla banana, continuerò a andare sull'onda della banana e cipria la banana. Ok. Ok, tu invece come cipria hai la Filter Effect di Morphe, che è una cipria compatta. Che pro. Chiara anche questa? No, beh, comunque non è bianca. Ma io devo fare baking, io tu fai baking? Quasi mai, okay. Puoi non farlo, ti do solo la gentile voce. Devo usare questa? Io uso il pennello. Ok. È buona, però, vero? C'è un odore buonissimo. Sì, molto delicato. Allora, diciamo che la prima impressione che hai avuto di me qual è stata? Tac, non gliel'ho mai chiesto. Anche allora, perché probabilmente è stato tipo che è questa pazza. No, in realtà no. Lo sai che, boh, eri l'amica di Martina. Tu pensavi che io fossi una stronza? No, io non ho mai pensato, non pensavo che tu eri una stronza. Pensavo che eri una ragazzina. Cioè, ti vedevo più piccola. Tanto, sì, certo, però comunque stavi sempre con noi della nostra età, cioè io avevo 23 anni, stavo sempre sì, 22, con gente di 23, 24, 25, cioè comunque l'università, stavo sempre con però gente della mia età. Però io sempre diventata gente sì, più grande. Sì, è vero. Era proprio piccola, minuscola. Ha proprio il viso da bimba. Da bambina, con gli occhialetti e mi ricordo, no, la prima cosa che ho notato di te, i gioielli con quel nome, con il tuo nome, che per me era proprio una cosa da bambina, però non mi stava antipatica, era proprio piccola, cioè non c'entra niente con noi, dopo è bastato veramente poco. Poi sei diventata tua mamma. Sì, è vero, è vero. Salvatrice. È vero, cioè io ti devo la vita. E nel vero senso della parola. Io penso che veramente ti devo la vita nel vero senso della parola. Ma comunque posso dirti, non so se è perché mi sono abituata alla tua carnagione scura. Sto meglio. Però sembri meno malata. È vero, però cioè, il problema è che voi in camera non lo vedete perché io... Cioè, con la luce davanti sembro comunque bianca, ma dal vivo. Guarda, però adesso ti ho messo la cipria. Comunque, non mi hai detto che impressione ci hai avuto di me. Allora, io non mi ricordo bene, io mi ricordo che eri l'amica di Martina e mi cioè, ricordo che. Aspetta, mi ricordo che ci avevi troppi tatuaggi. E dopo se ne hai fatti tanti altri. Vabbè, io non ce l'avevo più quasi nessuno. Avevi questo qua, me lo ricordo che l'ho notato tanto perché quando eri in costume mi hai fatto l'esame e pensavo, guarda, se stessi la frase di Lemon Tree sulla spalla. Lemon Tree, perché io leggevo limone qua. Lesson sembra lemon, ve lo dico. È piccolissimo. Allora continuavo a cercare di leggere questa scritta perché pensavo avessi scritto lemon tree su la spalla. I wonder how, I wonder why, just when you talk about a blue blue sky and all the rock and sea, just see a lemon tree.
Vabbè, quindi veramente ero... No, vabbè, poi mi sono conosciuta e poi invece mi sono trovata molto bene. Cioè, simpatica, sì, anche se c'è i tatuaggi, quindi tutto sommato mi è andato bene lo stesso. Allora, tornando a noi, abbiamo utilizzato la cipria e passiamo a bronzer e blush e illuminante. Allora, ok, allora questo devo ricomprarli, diciamo, perché sono un po' terminati. Ho questi due, questo no, è il primo che ho comprato, lo stesso. Ma perché li tieni? Ma c'è, cioè, perché hai usato questo e c'è ancora qui dentro? Perché questo era un po' più chiaro, volevo provarlo, poi mi è piaciuto e quindi comunque sono questi due di Wet n Wild. No, si vede anche in camera. Sì, sì. In camera, in camera. Vedi, uno è il dulce di leche. Wow. E uno è un caramel toffee. Ti do quello più pieno, dulce di leche. Quello più scuro, quindi? No, quello più chiaro. Così. Ok. Okay. Visto che... E come io, blush? Come blush? Illuminante? Allora, blush, ho questo qui sempre di Wet n Wild. Sponsorizzato da Wet n Wild. Io sì, non mi pagano, ve lo giuro. E, comprato 12 anni fa, Wet n Wild Color Icon, colore... Boh, c'è scritto qui sopra. Ah! Pearlescent Pink. E l'illuminante è questo, è Diamond Balm. Così. Vabbè, l'ho comprato da Primark, 3,50€. Allora, tu invece hai un bronzer, vabbè, in crema di Fenty che abbiamo utilizzato. Come bronzer, questo di Essence, che io lo amo, cioè ho trovato di bronzer così, è fantastico. Nella colorazione natural, credo, Light Skin. Vabbè, poteva dirmi peggio. Sì, non è bello. Blush di Tarte. Blush che carino, guardate che carino che è. Lo apriamo. Una mini size di Tarte. E invece come illuminante ho una cipria di neve, che è la Perfect Silky, che in realtà è una cipria appunto, però è totalmente luminosa e traslucida e quindi io la uso come illuminante. Aspetta, aspetta, aspetta! Tu ce l'hai qualcosa sulle braccia qui dentro? No, io no, 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 no. Vietato. No, no, ragazzi, cioè, no, no, no. Caterina, sei seria? No, non me ne faccio le sopracciglia perché ce l'ho già di mio, anzi, due si è andato che quando metto la cipria si schiariscono un pochino, quindi io me le devo fare, no. Allora, devi mettere soltanto, guarda, faccio la brava, il gel. Dov'è? Qual è? Gel trasparente di... Bene. Brow setter di... Vabbè. Quindi non li faccio? No. Cioè, no, vabbè. Qui che è giusto, è giusto. Allora, di palette. Io propongo, ho due alternative perché due ce ne ho. Allora, ho questa bellissima palette, perché è bellissima, devo dire che mi piace tanto, di Revolution. Bellissima. Precious Stone. La palette di Morphe, Jaclyn Hill, in collaborazione con Jaclyn Hill. Una carta bollata attorno. Ok, sì, si vede bene. Questa è molto bella. Cavolo, quanto è bella, non me la ricordavo così bella. Bella sì, bella. Non l'ho mai usata, bellissima, usa questa. Ok. Quindi io vado ad utilizzare la Morphe per Jaclyn Hill. Questa è nella colorazione Bling Boss. Tra l'altro io ho la stessa ma nella colorazione... Non quella è un po' più tenente al verde e arancio. Arancio, gialli, bellissima. Invece questa è tutta rosa, viola, invece è molto bella. Cioè io per caso ho portato la mia palette preferita in assoluto. Lo stavo cercando il tuo regalo di Natale e ho detto bella sta palette. Sì. Poi ho detto no, vai. A parte che non le voglio regalare i trucchi per Natale perché veramente vabbè. Però ho pensato bella sta palette, poi ho detto assoluto. No, questa io ho... abbastanza, cioè diverse palette molto, molto bella, di però questa è la mia preferita perché è proprio perfetta per ogni giorno, sia per fare trucchi tipo, da tutti i giorni, che trucchi un po' più impegnativi. Molto bella, stupenda. Allora io sicuramente voglio utilizzare Gemma, che è questo viola bellissimo, non so neanche come, perché penso mi stia di un male, perché il viola è il mio colore preferito, tra l'altro lilla viola, ma è messo benissimo. Cioè, però male. Fallo, perché io poi siccome volevo proprio un'idea di come usare questa palette, ok, mamma mia, è bellissimo, bello, perché poi è metallico. Lo sai che forse però una cosa che non mi piace è che non c'è un chiaro chiaro, c'è un burro, infatti io ho preso Topless, infatti è proprio chiaro chiaro, sto sempre con, non ci posso credere.
Poi, aspetta che per te ho lo stesso di difficile di tutto il trucco. No, 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 ti prego, per favore, ti supplico. Te glielo chiedo no, sottovoce. Io sempre l'eyeliner. Non è vero. No. Ma non ho senza eyeliner. No, mi fa mettere l'eyeliner, mi è un po' porchio tutto, è venuto carino. Caterina, non mi ha fatto fare i sopracciglia. L'eyeliner hai l'Epic Ink di NYX, che è il mio eyeliner preferito nella vita. Assolutamente sì. È molto facile da utilizzare, è un po' facile. Ha parlato, no? L'avete sentita tutti. Amore, non mi hai fatto fare sopracciglia. Ecco, sembra proprio... come si chiama? Karima. Karima. Sembra Karima, uguale, preciso. Tanto gli si accorge da lontano la riga. Ha detto un po' di capelli, un po' camuflati. Ma guarda che ho combinato. Ho rovinato tutto. No. 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 Che mascara allora, io come mascara ti ho portato un mascara che ho comprato in realtà da pochissimo, no, ma che è già il mio preferito. Huda che è, esatto. E tra l'altro questo è in due step. C'è la proprio uno che ti allunga e curva e l'altro che ti allora questo è curl and lens. Questo e guarda, questo è vario. Tu veramente ti potresti truccare solo con... fino lì giù. Tu che potresti truccarti veramente solo con le mascara. Sì, guarda. Perché vediamo come mi vengono, ma... Ma non so, io mi so... Cioè, ah, aspetta, è che si vede a me con queste. No? Io ho questo, no? Allora, ho questo qui, se no c'ho quello lì di pupa. Allora, visto che io questo ce l'ho. Esatto, metti vamp. Metto vamp anche quello, c'ho però non uso mai. Userei io. Non sei neanche troppo seccato, sta lì da no, qualche anno. Anni? No, anni no. Per la verità sì. L'ho comprato, mi pare, a giugno. Non di quest'anno. Mamma mia, sto eyeliner, non lo posso guardare, c'è proprio una cosa indecente. Okay. Bene, allora direi che intanto vado a fissare la base. Io ho gentilmente offerto dalla signorina De Medici qua accanto il Ritual Fixing Spray di Astra. Io invece ho Morphe per Jess Freestyle. Io ho Morphe per Jeffree Star. Premessa, io mi piace un sacco, però non mi fa impazzire l'odore di fragola. Io non so se ti piace l'odore di fragola. Sembra Panacef. Ti ricordi Panacef? Oddio, Panacef? Che mi hai detto. Cioè il Panacef è lo sciroppo. Cioè, okay. Ma è uno spruzzo continuo o... E... Cioè tipo, capito, sì, quello con l'acca sì. O... Sì. Basta. Mamma mia. Questa invece è buonissima. Avete pensato in borocillina? Sì, è proprio medicina. E rossetto. Allora, l'unica cosa per cui ho portato più opzioni, più scelte, è il rossetto, perché ovviamente non sapevo che colori avrei usato. Esatto. Quindi ti ho portato un rosso, un... Li ho tirati fuori già tutti, tranne questo. No, quello è tanto è lip gloss. Un rosso, allora, un nude e uno scuro. Questo mi sembra. Cosa? Allora, come rossetti hai a scelta il Marzili Nude di We Make Up. Che è fantastico perché non è pesante, cioè è leggero e bellissimo, e dura un sacco, dura veramente tantissimo, anche sotto la mascherina io lo porto tranquillamente tutto il giorno. Se no a scelta hai anche un rossetto di Kiko e un rossetto di Nabla. Di Nabla hai Ritual, che è uno dei miei rossetti preferiti in assoluto, però è molto scuro, cioè è proprio un marrone. E di Kiko il Velvet Passion. Bellissimo, bello il colore, rosso scuro, però non ho l'applicatore, quindi ho scelto questo. E poi se vuole ho un gloss di Fenty. Allora questo di Ever, questo di Makeup. Allora due varie opzioni, perché le cose che compro sono i rossetti. Ho quello di... no, qualcuno che ha camminato ovviamente. E anch'io un rossetto di We Makeup che è umile. Ever, è umile di Capioc. Poi ho questi, allora, adoro perché lo metti la mattina non va via. E non va via mai. E hanno un odore buonissimo. Ne ho due di due colori, uno al cioccolato
uno le cioccolate e uno le macaroni. Ah, ok. Uno un po' più rosa, uno un po' più nude violetto. Ok, chiaro, chiaro, chiaro. Like. E se no ho questo qua di Kiko. No, di Essence, scusami, Ultra Last. Mai visto, mai utilizzato. Mi piaceva il colore, ma diventa un po' troppo fucsia quando lo indossi sulle labbra. Cambia colore. E poi, questo, sempre di Essence. Questo è fantastico. Stay Matte, non l'ho ancora mai provato. Day Tower Stay Matte, ce l'ho anche io. Mi piaceva il colore, e non so se ci azzecca niente con quello che ti sei messo sugli occhi, ma insomma. Ma questo qua sotto. È molto simile anche, tra l'altro, a quello che hai scelto tu. Vero. Allora, no, io penso che andrò proprio di nude, visto che gli occhi sono comunque scuri, quindi vado su un bel nude, però lo abbino alla matita più scura. Allora, esperimento finito. Com'è andata? Vabbè, io però non si vede, quindi, cioè, sono molto tranquilla perché non si vede lì. Ma io probabilmente sarei stata chiara così anche... In realtà sì, sono molto scura rispetto ai miei colori naturali. Però devo dire che... Allora, io invece ovviamente assolutamente la qualità dei prodotti sono più chiara, però comunque la luce mi avrebbe scritto in ogni caso. Per scendere. Quindi la qualità dei prodotti ovviamente indiscutibilmente migliore rispetto alla mia. Anche se dai, cioè, già che avevi tutto, tranne, ragazzi, cioè, veramente. Ma non andiamo. Invece sono divieto per me, proprio. Cioè, io sono sembro veramente che ho tipo. Sì. Metti le dita così, metti le dita. Dovrei tipo coprire la fronte. Vedi, se metti le dita così che coprono le tue braccine. Io uguale praticamente. Sì. Cioè. Io adoro questo mascara. No, veramente pazzesco. Allora, è vero che ho messo la matita bianca, però proprio. Veramente bellissimo. Wow. E quindi niente, siamo arrivati alla fine anche oggi di questo video, l'abbiamo scampato anche oggi e quindi ringraziamo la mia amichetta e se d'altro che tra l'altro ci ha ospitato nella sua fantastica casetta regno di Babbo Natale. Io vi mando un bacione, me lo manda anche Caterina e ci vediamo alla prossima. Ciao!